Romagna me, Romagna senza. Oh, buona mamma di fiol, chi muore in Kenza. Oh, buona mamma di fiol, chi muore in Kenza. Oh, mi Romagna, oh, mi Romagna senza. Achille Bianchini, detto Achille della famiglia di Zazzarain, impara da un articolo del giornale della Repubblica che l'Organizzazione delle Nazioni Unite fa delle cose, fa delle iniziative per tutelare le lingue minori, le tradizioni locali. Allora lui dice, cavolo, allora io non sono matto, ho ragione, la mia ricerca di 20 anni ha un senso, perché lui è uno strenuo sostenitore del dialetto e delle tradizioni. Per salvaguardare il dialetto, la prima cosa da fare era quella di dare alla gente la consapevolezza di essere romagnoli, perché nel modo di pensare della Romagna classica, diciamo, la Romagna arriva a Sant'Arcangelo. Sotto Sant'Arcangelo ci sono i marchignoli, secondo loro, che è un insieme di un misto fra marchigiani e romagnoli. Quindi la prima preoccupazione è stata quella di dire Rimini è il centro della Romagna, perché il dialetto romagnolo è nato a Rimini quando c'erano i romani che sono venuti su e si sono incontrati con i galli. Poi la situazione del territorio di Rimini è una situazione strana, perché la parte a nord di Rimini ha una tradizione di cultura dialettale di alto livello, con dei poeti bravi come sono Tonino Guerra, Pedretti, Fucci, vediamo che Fucci, e poi chi c'è Raffaello Baldini, eccetera. Il sud di Rimini, come poeta bravo, ha avuto soltanto Villa, Giustiniano Villa. Non solo, ma il sud di Rimini è sempre stata una terra poverissima, e quindi gli abitanti della parte sud di Rimini si sono sempre vergognati di parlare il loro dialetto e cercavano di parlare il dialetto della costa, il dialetto riminese. Infatti loro che si dicono ei, cioè per loro il soggetto, noi diciamo me, ei, quando vengono a Rimini e coi primi contatti con Rimini dicono me. Ecco, per quindi sollecitare la gente a parlare il proprio dialetto, abbiamo dovuto dare la consapevolezza che anche il sud di Rimini è Romagna, e siamo andati ad individuare delle tradizioni, dei modi di parlare, dei poeti attuali che hanno confermato questa cosa. Dentro la commedia, dentro lo spettacolo, questo viene reso con
la necessità di salvare tutto, non salvare soltanto i poeti bravi, ma salvare l'alto, come dice Chilena Zanella, salvare l'alto e il basso, perché, la, perché l'alto è in alto perché c'è stato il basso che l'ha messo in alto. Voi è il professore, voi altri professori culturali, avete sempre bisogno di dividere l'alto dal basso, l'alto dal basso avete sempre bisogno di dividere, ma se una cosa la sta su perché Santa Luna è un'enta, quella te so, e che l'è venuta prima, è venuta prima, eh? Adesso? Adesso magari che voi è il professore ti vostra salutina, vi impini la bocca a questo tipo con i nostri poeti di letta, adesso? Adesso è una rabbia, lo so, eh? Lo so. Ecco, per fare tutta sta roba si è inventato un personaggio, che è un personaggio che era il maestro che voleva insegnare ai ragazzi, insegnare alla gente a parlare il dialetto. Chilein è questo personaggio che nasce abbiamo saputo che l'ONU, mi sembra che si chiami, un ente dell'ONU aveva riconosciuto la lingua sammarinese, il dialetto romagnolo come lingua sammarinese. C'è avuto quest'idea di creare questo personaggio che per salvare la lingua si scrive a loro. Questa è stata la prima idea un po' così. Pensa se uno scrivesse a loro, vuol dire io adesso mando tutto all'ONU, questo personaggio che dentro Chilein c'è molto mio babbo, ad esempio, moltissimo, c'è molto tutta una parte dei vecchi che io ho visto quando ero piccolo. Sono un riminese della Romagna, due punti. Achille Bianchini, detto Chilein, la famiglia di Sassare, maestro elementare nella scuola di Spadarolo di Rimini, punto. Chilein, cioè all'inizio non si chiamava probabilmente nemmeno Chilein, cioè all'inizio era questo maestro, poi dopo il nome di Chilein è venuto fuori dopo, perché abbiamo dovuto dare un nome a questo personaggio e abbiamo preso un nome tipico romagnolo con il soprannome della mia famiglia, perché Sassarena è il soprannome della mia famiglia. E ci è venuto questa idea di questo personaggio folle che aveva questo impeto di salvare la lingua, questo gesto di scriverlo. Poi da lì è partito tutto. Beh, il dialetto non è sicuramente una follia, anzi è qualcosa di importante, proprio perché serve a capire da dove siamo venuti e per poter andare verso il futuro è necessario sapere appunto anche le proprie radici. Volevo dire, il discorso sull'identità è forte, perché noi siamo veramente una generazione nostra che ha un'identità un po' vaga. Cioè, fare questo spettacolo è un po' cercare dentro le radici, che non vuol dire imporle, ma vuol dire conoscerle. In mezzo a tante altre identità, perché se noi guardiamo Rimini ormai è veramente una città multietnica, quindi non si può parlare di identità romagnola ormai, non ha più senso, però per noi forse è un lavoro. Poi Rimini con l'afflusso che ha. Per cui questo progetto si inserisce in un disegno più ampio di valorizzazione della nostra lingua romagnola, che ha, diciamo, tra le sue caratteristiche quella della spontaneità, della generosità, è tipico appunto del nostro Chilein, no? Che è questo personaggio tipicamente ancorato nelle tradizioni, ma anche nel modo di fare della nostra terra e del nostro territorio. Per questo motivo è bello farlo conoscere a più persone possibile, soprattutto i ragazzi e i giovani. Infatti la cosa interessante che è un po' questo spettacolo è che ha un pubblico che viene dalla commedia dialettale molto, però anche un altro pubblico, sì, che è il pubblico invece che va normalmente al teatro e quindi c'è in questo, riesce ad avere un linguaggio che va via, perché c'è nel romagnolo forse questo sentirsi non all'altezza, e c'è in Chilein uno che non si sente all'altezza, e il professore glielo ricorda continuamente, capito? Poi soprattutto perché non si sente all'altezza vessa gli altri due come il capo, certo. Poi gli altri due siamo io e lui, Alberto Guiducci e Marco Giulio Magnani, si sfoga su questi due. Mario Cesaroli fa l'imbianchino, non è una persona, è una persona semplice, non è una persona che ha chissà quali ambizioni, però viene coinvolto da quest'altro maestro di scuola elementare, Achille Bianchini, quest'altro membro della banda dei Gratusa, e tenta questa avventura. E non devi non! L'ere briganza sarei, era il brigante Sassarino.
e faceva aperta dalla curiosa banda del passador cortese, il passador cortese Stefano Peloni. E me, per rispetto a tradizione della mia famiglia, ho messo sta banda. In sé composta, Gigi, Fafèin, presente. Mario Cesaroli, detto Fafèin, della famiglia di Zurmun, a Ponte Scudo. Personaggio è Gino Pandolfi, detto Gigi della Cagna Secca. Gino Pandolfi, detto Gigi della Cagna Secca, della famiglia di Cagna Secca, abitante a Verucchio. Abitante a Verucchio, famoso perché è un, il gestore di una autofficina. Il telefono 05 Barone, ci sento. E i personaggi di questo spettacolo è sicuramente il più ignorante dei tre, quello che fa le uscite che si ricordano proprio perché non hanno un senso. Se non c'è Robby, sta zitto, fa schermumè. Questo è ignorante, fa perché sono ignorante, c'è ignorante, va bene, sono ignorante, e allora sta zitto, se non c'è Robby. I miei non parlavano in dialetto, nessuno, a parte mia madre che parlava dialetto cremonese. Mio padre è dialetto cesenate ma non ha mai parlato, quindi io ho imparato da solo attraverso, diciamo, la conoscenza di alcuni anziani. Mi sono così interessato, ho ascoltato il dialetto e l'ho imparato, l'ho fatto diventare mio. Non è un dialetto perfetto, ma perché è mescolato, è tra il verucchiese, il veloverucchiese, il riminese, però c'è una buona base. Quando Gianluca mi ha chiesto di fare questo ruolo assieme a Marco Giulio, non ci ho pensato, ho detto subito di sì, perché mi interessa il dialetto, mi è sempre piaciuto. Io, come quelli della mia età più o meno, giovanissimi, me l'hanno sentito parlare dai genitori, no? Dai nonni sicuramente, non tutti dei genitori, sicuramente non dei coetanei. Porta alle origini, addirittura permette alla persona che lo parla di entrare proprio in contatto con il proprio intimo. Ci sono delle espressioni chiaramente che in dialetto hanno una forza, una valenza che tradotte non avrebbero in italiano, quindi questa è la potenza che ha il dialetto. E io l'ho sempre sentito dai nonni, come dicevo, e in particolar modo da mio padre, che lo parlava spesso, anche con me si rivolgeva spesso in dialetto. E quindi l'ho imparato così, involontariamente, non benissimo, ovviamente i puristi avranno che ridire sul nostro dialetto che non è esattamente puro, però facciamo quello che possiamo, insomma, è sicuramente genuino, non è studiato, ecco. Quindi noi siamo una banda di tutta gente che non sa il dialetto, in realtà, confessiamo qui davanti a tutti. Io lo conosco. Ma tu non fai testo, però parli di altro. Lui è un'altra regione, non se ne frega niente. No, forse Tizio lo sa il dialetto, che lui è grande. Io, a parte che anche se lo sapessi non potrei parlarlo perché in quanto linguista parla poco, non mi posso svelare. Maurizio Relli, della famiglia di Cardò, il bambino che dice a me, mi ha detto, tu suona la fisarmonica, chi fece tu suona di? Io ho detto, sono ciò, secondo me hai fatto buono. Detto linguazza, per non torna massa. Perché linguazza è uno che parla poco? Ah, questo bisogna chiedere al regista, però io, a parte che divento personaggio solo nel secondo episodio, e poi è proprio un fuoco, una parte brevissima, perché dico appena due battute, però sono importantissime le mie due battute, una cosa dirompente. Tant'è che noi volevamo sulla lattina, mentre Tiziano Paganelli in linguazza. Il primo spettacolo è quasi tutta roba mia, anche come testi. Nel secondo un po' meno. No, il primo è quasi tutto mio. Le canzoni, i testi, cos'è che avete messo voi altri lì? Niente, tutto mio il primo. No, il secondo un po' l'avete fatto voi altri, molto. Il terzo quasi tutto voi altri, ma il primo è tutto mio. L'idea di questo spettacolo è proprio completamente mia. No, non è vero niente. Te hai scritto, ma l'ideazione è tutta mia. L'ideazione? Te l'hai dito, dici?
Ma è il professore che ha fatto questa roba. Io perché non aggiungo il personaggio? Non è vero, non è vero. Allora, vi dico come è venuto fuori il professore. Quando io ho fatto la pataccata del nome a Rimini, che l'ho detta a una conferenza del comune di Rimini nel 1997-98, è venuto fuori l'architetto Franchini che ha detto: non puoi dire le pataccate te, perché il nome di Rimini deriva da Riminum, che è il fiume. Allora questa contrapposizione fra quello che voleva valorizzare Rimini, che era il maestro, e l'architetto Franchini, che mi contraddiceva, ha portato fuori allo sdoppiamento del personaggio, perché il personaggio non è che te sei un altro, cioè Chilenza Sarain e il professore sono lo stesso personaggio, è solo schizofrenico, è diviso, ma è lo stesso personaggio. Sì, quello l'ho inventato io. È mio quello lì. Guarda che roba. Io non confermo, ma no, è così. Qui siamo di fronte a continui sdoppiamenti della personalità. Questo personaggio. Ma il personaggio non è unico, ha questo sdoppiamento che è il professore, che è lo stesso personaggio che si rende conto da solo che le cose che dice, che sostiene, non sono sostenibili in toto. E quindi sarà lui, lotta sempre con la sua coscienza per fare in modo di superare la parte di lui che gli dice: ma intanto stai facendo un lavoro inutile che non serve a niente. Avete notato che la parte colta, l'alter ego, si tiene sempre a distanza. Sì, e poi guarda. Secondo me il vero inventore del professore è Maneglia, perché Maneglia è stato lui che ha inventato il professore. Però ha quest'aria snob da professore, capito? Quando è quell'alter ego, è l'arroganza dell'intelligenza. Per me è che non capisce un cazzo. No. Allora sta lì, guarda, e osserva, e sembra più intelligente. No, perché non parlando mai. Ma l'idea è la mia. Tant'è che voi nel secondo atto il professore non lo volevate mettere, perché dicevate: come facciamo a mettere il professore? E io ho detto: senza professore perde di significato. Il mio personaggio shakespeariano è una cosa che non ha detto nessuno, non ha mai detto nessuno. Perché il mio personaggio trae origine dai fantasmi shakespeariani. Certo. Lo unghie, mi sono convinto che lo unghie. Le snacca la mia testa, lo unghie. Sono convinto che lui non c'è. Se io voglio, lui non c'è. Se io voglio, lui non c'è. Unghie. Sono convinto, unghie. Ora corri. Che fa? Sono i fantasmi di Riccardo III che gli tirano nella testa, gli dicono. Di Amleto che ritorna per dirgli: guarda, Amleto, stai sbagliando. Cioè, è Amleto. Infatti è il padre di Amleto che torna, e questo non si è mai detto. Adesso, a parte il fatto che qui tutti l'hanno inventato questo personaggio e tutti se ne sono appropriati, anche lui l'ho sentito in camerino ha detto: io ho fatto tre note e già mi sono immaginato questo personaggio che poteva essere vicino a Chileno, vicino a Achille Bianchini, e poteva essere l'alter ego, insomma qualcosa di... In realtà niente, tutto quanto nasce da Shakespeare, perché lui è stato lui. I personaggi li ho inventati io, perché voi dite che il professore l'avete inventato voi altri, che è una roba sua. Il professore è la mia invenzione. C'è la voce della coscienza. È la voce della coscienza, però è anche il fatto che questo personaggio è schizofrenico, ha due personalità. Vuole salvare e si rende conto che nello stesso tempo non si può salvare questa roba. Si potrebbe fare ancora di più per il dialetto, non so in quale modo, però sicuramente si potrebbe fare, in certe regioni si insegna a scuola, perché no? E la musicalità del dialetto è completamente diversa dall'italiano, per cui c'è una riscoperta adesso nel dialetto e nel teatro nazionale, a tutti i livelli. Negli ultimi anni si è riscoperto molto il dialetto
e funziona anche se non è comprensibile, non è perfettamente comprensibile da chi non lo mastica, no? Anche se si va a vedere uno spettacolo in dialetto e non è il dialetto della propria regione, l'importante è capire il significato. Il dialetto ha una musicalità, una forza che l'italiano non ha, ha dei termini che non possono essere tradotti in italiano, o viceversa, l'italiano ha dei termini che non possono essere tradotti in dialetto, per cui il dialetto ha una precisa collocazione. Adesso non voglio elevarlo al rango di lingua, però in certe regioni è una lingua vera e propria. Teresina, faccia sto balcone. Perché amore? Perché devo tanto passare e spassare su questo balcone? C'era una cosa che era di fare. Lo faccio, è la sveglia, alza sì. Ma quale sveglia e orologio? Che sono le cose che fanno tic-tac. Senti qua, non è meglio per il mio poema? No! Cioè, ma tutte le lingue hanno un'evoluzione, finiscono probabilmente. No, la dura di Babele c'è un'evoluzione, tutte le lingue si trasformano. La metafora della come si chiama? Della Torre di Babele, cioè quella è la massima antica, ma è quella, cioè tutto si trasforma. In parte altre... è vero questa cosa qui. Però gli ho detto sì. Ad esempio l'inglese probabilmente si trasforma e dominerà tutto, forse. No, l'inglese sarà una mescolanza in Italia, cioè in Europa, da qui a mille anni. Il mio ruolo è fondamentale. Io volevo essere questo personaggio. Che volevo anche volare, attaccato un film, ma non era possibile. Da Giargenese, com'è stata l'immersione nella cultura... in questa sottocultura che è la cultura romagnola? Temevo sinceramente da annegare, vista l'avversione, ma ce l'ho fatta, ho guardato le facce dei nostri amici, sì, vabbè, possiamo farci. All'inizio è stato un poco più difficile, poi piano piano, sai, come non ho la dimestichezza che ha lui nell'immergersi e penetrare personaggi, ma piano piano riscalfisco, io sono come un scultore, poiché ritengo che la forza dell'ordine, carabiniere, è fondamentale in ogni spettacolo, in ogni circostanza della vita, e non solo qua a teatro, per riprendere le emozioni forbite intrinseche di un uomo quale il nostro Bianchini, il quale preso arditamente dalla sua arsura a voler rinascere questo dialetto. Questa cosa di salvare il dialetto è una cosa che io ho sentito, ad esempio, quando sono morti i miei nonni. Prima, francamente, non me ne fregava niente. Poi, quando io ho sentito, quando loro sono morti, non c'era più nessuno che me lo parlava, il dialetto, e un po' mi sono accorto che era veramente una lingua che stava morendo. Cioè, ora adesso, da questo dire che poi il dialetto si deve salvare, il passo è molto grande, però è sicuramente una lingua che muore. Quindi questo è un altro spunto che ha fatto partire, no? Questa esigenza di, forse più che di salvare, di sottolineare una fine. Forse questo spettacolo è il racconto di una fine, di una morte. Lasciatemi dire che è il canto del cigno. Io mi ricordo quando ero piccolo andavo nelle sale del quartiere della Grotta Rossa a sentire Pazzini, a sentire Mazzotti che mi portava mio babbo. E da lì già mi entrava tutto questo mondo di gente strana. E poi tutto il mondo delle commedie dialettali, no? Che è considerato un teatro di serie B, però c'è... L'ordine, un'altra cosa che c'è in questo spettacolo è un po' la presa in giro di tutto il movimento che c'è attorno al dialetto, anche quello c'è molto, cioè il fatto di compiacersi nella nostalgia del tempo perduto, prende molto questo spettacolo spunto dalla commedia dialettale, ma però non per criticarla, proprio perché c'è dentro di noi, no? E quindi viene fuori da lì, poi magari prende altri sviluppi. Al di là del discorso sul dialetto, che è importante, anche solo per sottolineare la morte, dico io, in questo spettacolo c'è un tentativo di identificarsi con qualcosa per dare un senso alla vita, perché chi lei fa questo sforzo di prendere la lingua come sua ancora di salvezza, ma in realtà chissà se veramente gliene importa di salvare il dialetto. Alla fine, nel terzo... Bisognerebbe vedere se incontrasse una russa, per dire. Ecco. Di 1,80. No, io penso che alla fine sia onesto quello che vuole fare. Purtroppo la vita gli ha messo di fronte un ostacolo che lui non aveva previsto, l'amore. L'amore sarebbe il momento. Io l'ho pensata a lungo. Sì. Ma non ce la faccio più a tenerla dentro. Lo so che non ce la fai più tenerla dentro, perché quando vuoi uscire... No, io sono tutto predisposto, senti come per ricevere, no? Quindi dimmela proprio, lasciati andare, dimmi quella così. Questo lavoro forse
mette in scena una commedia o una farsa, insomma, che cerca di dire delle cose e sul dialetto proprio, no? Adesso non sto a fare il riassunto dello spettacolo, però ecco, si può, come dicevo prima, lavorare col dialetto in altro modo. E secondo me l'operazione che è stata fatta, questa dei tre episodi, ha in qualche modo centrato l'obiettivo per noi, insomma, ha suscitato interesse, discussione e anche divertimento, perché ovviamente è uno spettacolo che è di immediata ricezione, insomma, non c'è qualcosa di difficile da capire, è immediato, per cui direi che insomma il risultato è buono, secondo noi. Bella impresa, bel personaggio, bel percorso che ci è esploso nelle mani nonostante noi e a nostra totale inconsapevole volontà. Come spesso succede nelle migliori tradizioni del teatro, quando scopri qualcosa e quel qualcosa si vuole manifestare. Volevamo fare un primo episodio e basta, e improvvisamente ne è nato un altro, e mentre mangiavamo, perché io mi ricordo, gli altri no, ma mentre mangiavamo a tavola con Alberto Ghinelli, rappresentante della provincia, venne in mente già il terzo episodio. Quindi non fu idea di nessuno se non del cibo succulento che Ghinelli quella sera ci preparò. Poi il resto è stato lavoro, è stato gioco, è stato mettere insieme un pochino dell'estro e della, in qualche modo, voglia di giocare tipica